della Doha a una distanza di circa 250 metri dalla riva. Si vede che prima della Doha le onde si infrangono e poi si infrangono una seconda volta dopo la Doha, in corrispondenza della secca. La distanza imbracciata della secca è 50, della boa è 120, e evidentemente la boa si trova subito dopo una secca, si trova una distanza leggermente superiore. Adesso con le equazioni della trigonometria andiamo a stimare la posizione della seconda secca, che fa sì che sul litorale di Ostia, quando il mare è mosso, siccome il fondale è piuttosto basso, sia soltanto un grandissimo rumore di onde che si rompono però molto lontano dalla riva, e se c'è vento vengono spinte fino sulla spiaggia, ma non perché arrivino onde di 4-5 metri fino a riva. Arriva, non ci possono arrivare per le leggi della idrodinamica. Quindi la boa ci aiuterà a capire qual è la distanza della seconda secca, quella dove si rompono le onde a grande distanza.